L'unica cosa che mi viene in mente è il fascismo, sinceramente. Naturalmente davanti alle telecamere di diverse testate giornalistiche il tutto il giorno dopo la rissa in aula di ieri sera. Ma andiamo a vedere naturalmente come ha replicato il collega Alessandro Di Battista, Roberto Speranza, sempre a caldo subito dopo la loro rissa in sala stampa. Sentiamo. Questo qui, gli italiani hanno fame, questa gente fa gli accordi assieme a Berlusconi ai condannati e grida fascista a me che mi sento un dipendente del popolo italiano insieme ai miei colleghi che stanno facendo un lavoro eccezionale. Questo è un dato di fatto, bisogna sbugiardarli in questo modo, lui è venuto qui per mentire sapendo di mentire e sono dovuto entrare in conferenza stampa per dirgli se menti ti sbugiarderò. Questo è un dato di fatto, guardateli gli occhi a questa gente, basta guardare gli occhi a gente come Speranza, a Brunetta, a Sisto, a Berlusconi, a Renzi per capire che vogliono fargli interessi esclusivamente dei banchieri, dei lobbisti e purtroppo del crimine organizzato. Qua anche voi giornalisti seri vi dovete ribellare, dovete fare la giusta informazione perché va rispettata la Costituzione e i regolamenti di questa istituzione. Grazie per lo spazio che mi avete concesso.